Io non è che sono entusiasta di nuove elezioni, no? Speravo di poter portare a termine questa legislatura in modo da poi confrontarci nel 2013 sulle cose che avevamo fatto e naturalmente da parte dell'opposizione manifestando tutte le critiche che da 3 anni e mezzo sta facendo. Questo non è stato possibile e io ritengo che il male minore, perché di questo si tratta, si tratterebbe andando a nuove elezioni, sia la strada più giusta. C'è un dibattito all'interno del partito, un dibattito vivace ma assai ordinato e di eccellente fattura e alla fine saranno gli organi statutari a prendere una decisione come deve accadere in ogni partito democratico e come deve accadere per una decisione che condizionerà non soltanto la politica dei prossimi giorni ma probabilmente la politica dei prossimi anni. La vostra posizione nel caso in cui il PDL aderirà al governo Monti potrà compromettere i rapporti tra voi? Nel PDL c'è un dibattito in questo momento aperto, vedremo a che conclusioni arriveranno e poi chi di dovere farà le sue valutazioni. Nel frattempo noi stiamo portando avanti quella che è la nostra posizione, che è una posizione di contrarietà, ripeto, a un governo tecnico, un governo dei poteri forti, delle larghe intese, che noi riteniamo assolutamente non in grado di risolvere i problemi di questo Paese. Beh, è stata già in parte letta dai mercati, cioè il fatto che lo spread sui titoli tedeschi sia sceso di quasi 100 punti di fronte a questo annuncio dà il segnale che la strada intrapresa può essere quella giusta. Sono due forze politiche, la Lega in maniera proprio esplicita, che mettono il proprio interesse di partito avanti all'interesse del Paese. Questo è quello che io penso. Se dovessimo fare altrettanto, noi che siamo diventati il più grande partito italiano, certamente ricorreremmo al voto subito, ma siamo il più grande partito italiano e sappiamo che questo comporta la più grande responsabilità politica. E crediamo che le scelte che sta facendo l'Italia dei Valori sono scelte sbagliate e che non saranno senza conseguenze nel momento delle alleanze quando l'Italia tornerà al voto. L'Italia dei Valori dice no a un governo dei pasticci. Non sappiamo se si tratterà di un governo tecnico, di un governo politico, di un governo tecnico-politico, se avrà un'alleanza che andrà da Berlusconi a Bersani con dentro di tutto Scilipoti, Verdini, Casini, Fini, Rutelli e compagnia bella. Per fare cosa? Per portare gli italiani al voto e quando? Per questo l'Italia dei Valori ai pasticci continua a dire di no. Se non ci sono politici l'appoggio esterno è da parte di tutti, l'importante è che sia convinto, forte, solidale e responsabile, perché margini per ambiguità, scherzetti o incertezze non ce ne sono. L'effetto già di questo presumibile governo ha portato i mercati a reagire positivamente e questo ci dice che la strada è giusta. Non complichiamo la vita al manovratore, a chi dovrà fare il governo, cerchiamo di semplificargliela. Per quanto riguarda il terzo polo e l'UDC noi non abbiamo problemi. Monti può fare il governo se sarà incaricato che vuole. Fino a quando? Come fino a quando? Cioè fino alla fine della legislatura oppure... Beh, non è che stiamo scherzando.